Niente fuochi d'artificio né stand gastronomici, ma come sempre tante tante emozioni. Per il secondo anno consecutivo, Fano sta per celebrare la festa del mare rinunciando ad alcuni dei suoi capisaldi. Tutta colpa del Covid, certo, ma l'occasione è comunque ghiotta per recuperare l'essenza di una ricorrenza che va ben oltre gli spettacoli pirotecnici e le grandi abbuffate. E allora eccola la 62esima edizione, in programma sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, di questo evento nato per celebrare il mare, chi l'ha vissuto e chi lo vive ancora, ma anche per commemorare chi la vita l'ha persa proprio tra quelle acque. Torna alla festa del mare, che ovviamente è un forte richiamo alle tradizioni fanesi, alle nostre radici e ovviamente un ricordo di coloro che hanno dedicato la vita al mare e alle tante famiglie che ancora la stanno dedicando. Per cui domenica 1 agosto avremo la commemorazione dei defunti con l'alzabandiera, la deposizione dei fiori alla tempesta, la deposizione della corona in mare e la corona al monumento dei caduti, alle ore 10, la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Trasarti proprio davanti al monumento dei caduti, quindi un momento molto importante e toccante che la città di Fano richiama da 62 anni. Poi ci saranno una serie di eventi correlati al richiamo delle tradizioni marinaresche, nello specifico insieme all'associazione Ridosso, sia sabato che domenica in una tensa struttura appositamente inserita davanti al monumento dei caduti ci saranno delle letture, delle poesie del dialetto fanese, quindi della tradizione marinara, con la proiezione del fantastico film Pescamare realizzato da Andrea Lodovichetti, che ci fa entrare e ci fa emozionare con il racconto del mondo della marineria. La parola d'ordine è tradizione, un viaggio identitario attraverso uno dei pilastri della città della fortuna, vale a dire la marineria e la sua storia. Tutte le iniziative sono state organizzate dal comune di Fano in collaborazione con la Guardia Costiera, l'associazione Ridosso e Anmi. Ma c'è un partner dell'ultimo minuto, vale a dire Cinefortune e il suo staff, che approfitterà della festa del mare per recuperare eventi e proiezioni recentemente rinviati per via di uno dei più grandi nemici di ogni lupo di mare, il maltempo. Come trasformare un impedimento dato dal maltempo in un'opportunità? Il 1 agosto una manifestazione che si chiama Cinefortune, capolavori restaurati by the sea, recupera le date perse per il maltempo con un Cinefortune Day in collaborazione con la Festa del Mare. Saremo ai Bagni Caffè Arzilla con il concerto all'alba alle ore 5.30 in collaborazione con i Bagni Caffè Arzilla e con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Tre musicisti e tre ballerine faranno un concerto dedicato ad un grande Charlie Chaplin, che non solo era un grande regista ma anche un grande musicista. Oltre alle colonne sonore di Chaplin ci sarà anche qualcosa di Ennio Morricone e di Nino Rota e poi proseguiremo il pomeriggio alle ore 17.30 con i laboratori di bambini a cura dello studio cartone di Giulia Coniglio e poi chiuderemo in bellezza alle ore 21.15 con il recupero del film Risate di Gioia. Era l'omaggio ad Anna Magnani, lo faremo in spiaggia, lo faremo sempre ai Bagni Caffè Arzilla e tra l'altro aggiungo questa cosa perché è un'informazione molti magari non sapranno: Anna Magnani quando era giovanissima veniva a fare il bagno proprio da queste parti e quindi chiudiamo perfettamente il cerchio e insomma Cinefortune si conclude al mare grazie alla Festa del Mare il 1 agosto, domenica, con queste tre attività.